Buonasera a tutti, benvenuti a Padelle Grembiuli. Buonasera Nick. Buonasera Silvana, buonasera a tutti. Grazie per essere con noi anche questa sera. Bisogna sempre ringraziare i nostri amici che ogni sera sono con noi. Grazie, veramente, di vero cuore. E Nick, sei pronto per un'altra buona ricetta questa sera? Ma che bello. Che assaggeremo da lontano, virtualmente. Ah, ma sempre così, è diventato un po' la nostra tortura, però interessante perché facciamo sempre un bel giro per i nostri ristoranti di Montreal e assaporando le belle ricette delle regioni italiane. Questa settimana, questa sera, sarà la campagna sotto i riflettori e per cucinarci un bel piatto della campagna ci siamo capitati bene, no? Perché capita proprio lui, esatto. Andrea Telaro, che viene dalla campagna del ristorante Andrea. È a Montreal, alla Shein, ristorante Andrea. Andiamo a salutare Andrea Telaro. Buonasera Andrea. Buonasera. Buonasera Silvana, buonasera Nick. Come stiamo? Bene? Come sempre? Stiamo bene. Anche tu? Sì, molto bene. Sempre come un giovinotto. Abbiamo detto giovanotto che vieni da Caserta. Beh, i tuoi genitori venivano da Galluccio, sì. Proprio, provincia di Caserta. Sì, sì. Provincia di Caserta, prima guerra facevano provincia Napoli, dopo guerra è cambiato provincia Caserta, come tutte le piccole frazioni di Napoli che sono diventate provincia Caserta. San Clemente e Galluccio per essere preciso. So che hai anche il cugino che sì, c'è un cugino che ha i vini Telaro, un agriturismo, un ristorante, si chiama La Starza, dove fanno molto queste ricette che facciamo oggi, che ho visto un po' da loro quando vado lì con tutte le cuoche che lavorano molto questo che lavoriamo oggi, stasera. Ci dobbiamo andare anche noi, Andrea. Vabbè, intanto aspettate. Intanto andiamo alla Shein, perché è lì che si trova il ristorante Andrea Telaro. Vogliamo ricordare il piatto di oggi, Andrea. Allora, cosa si cucina questa sera? Oggi facciamo un linguine in bianco, un po' di vino bianco, un po' di aglio, un po' di prezzemolo, con porcini e vongole. Naturalmente le vongole fresche qui, che chiamano le vongole di pasta verace, che si usano molto in regione campagna, qua sono coltivate, le vongole bianche, le vongole che sono coltivate sono un po' più bianche, quelle che si prendono direttamente dal mare, lì che si trovano appalate, come diciamo noi, sono un po' più scure, che danno un bel sapore con il sale dentro, che non devi manco mettere sale alla ricetta per colpa del gusto delle vongole. E naturalmente, certo, lì i porcini sono tutti freschi, qua lavoriamo con porcino secco. Io preferisco il porcino secco al congelato, perché il congelato fa molta acqua, invece il secco lo metti nell'acqua, si riprende, è quello che è più vicino ed è un porcino di regione campagna. Sappiamo che in regione campagna, dai miei cugini, usciamo fuori, tagliamo il porcino fuori, certe bestioni così, lo taglia a pezzi e con un pezzo di carne, lo metti in padella con un po' d'aglio, un po' di vongole, olio d'oliva e non devi mettere nient'altro. Odore, tutto il ristorante odora quei porcini di là, certo. Un altro affetto, tutto un altro coso. È la terra, la terra che dà veramente vita a tutto questo ben di Dio. E per quanto riguarda la pasta, le linguine ci vuole, no? Le linguine. Scusa, non ho trovato linguini rigate, che so che a te, Nick, ti piace la pasta rigata. Loro lavoriamo con la linguina. No, la linguina, scusa, gli spaghettini. Spaghettini liscio e rotondo. Sì. Ok, quindi spaghettini. Perché mi piace meglio gli spaghettini, perché gli spaghettini si attacca meglio alla pasta. Ci sono quelli che lo fanno, lo chiamano spesso linguini alle vongole e porcini, ma il 90% degli agriturismi e ristoranti lavorano con gli spaghettini, con gli spaghetti. Allora, spaghettini alle vongole e porcini, Andrea Telaro, i riflettori sono sulla bellissima regione della Campania. A te buon lavoro, perché tra poco giochiamo, no? Quindi avremo il concorso Padelle Grembiuli e poi ritorneremo da Andrea. A più tardi, a presto. Andrea. Grazie Andrea, buon lavoro. Grazie, a presto. Più tardi, ciao. Ci siamo, si gioca e per giocare abbiamo sempre bisogno di voi. Grazie per tutti coloro che giocano con noi, sapete che benissimo potete chiamarci, aspettare, poi richiameremo noi, in questo caso potreste essere voi a giocare la prossima volta insieme a noi. E siamo già collegati con Joe, che gioca con noi questa sera. Buonasera. Buonasera Nick, buonasera Silvana. Come va Joe? Benissimo, la salute è eccellente, il tempo è bello, un po' nuvoloso, ma va bene. Ma stiamo bene, stiamo bene. Joe, conosciamoci, da dove vieni? Dall'Italia, tu? Pro-
provincia di Napoli, vicino Nola, Civitile, Camposano, più o meno attorno a questi paesi là. Gio, sei venuto in che anno qui a Montreal? Il 66. Nel 66, ho capito. Sì. E poi è stata tutta una maratona, incredibile la vita, come vola. Sì, il tempo vola. E dove abiti, a Montreal? A Dollard-des-Ormeaux. A Dollard-des-Ormeaux, fantastico. Benissimo. Allora, questa sera sì, è chiaro che siamo in programma di cucina, viene sempre l'acquolina in bocca. Si sta cucinando, si sta cucinando con Andrea Telaro, che anche lui viene da provincia di Caserta, quindi anche lui. Allora siamo poi vicini, cugini. Sì, lui è di Galluccio, quindi pensate un po', Galluccio. Hai visto? Siamo... E poi tra l'altro, Gio, il ristorante alla Chine, che non è lontano di Dollard-des-Ormeaux. Il ristorante... Lo conosco sull'acqua, di fronte all'acqua. Esatto. Allora, intanto, prima di andare a mangiare un bel piatto lì al ristorante Andrea, adesso giochiamo e vediamo se riusciamo a farti vincere anche un certificato di Euromarché. Come al solito, un minuto, la domanda è questa. Sono tre piatti e deve cercare di intravedere qual è il piatto che appartiene alla regione della Campania. Pronto? D'accordo. Attenzione, d'accordo. Ecco i tre piatti. Gnocchetti de gris, come li chiamano loro, tortellini di patate e parmigiana di carciofi. Attenzione, gnocchetti de gris, tortelli di patate e parmigiana di carciofi. Qual è il piatto che viene dalla Campania? Via il cronometro, attenzione, se hai bisogno d'aiuto mi raccomando. Silva, aiutami. Ok, allora ne elimino uno subito. Quale che piatto sono, elimini? Che sono gli gnocchetti de gris, de gries di Friuli Venezia Giulia. Questo è eliminato. Allora rimangono. Quindi restano i tortellini e i carciofi. Rimangono i tortellini di patate e parmigiana di carciofi. Qual è la ricetta? Io penso che è parmigiana di carciofi. Sei esperto. Poi è la tua regione, la Campania. Hai ragione. Esatto. Complimenti. Carciofi al mese di marzo. Che gran ben di Dio. Grazie mille. È facile, Grazie a voi due al programma. Come il programma, come padelle e grembiuli, che poi a questo punto ci viene l'acquolina in bocca. Ringraziamo Giorgio. Ci mandano solo le mascherine, mo. Quello è normale. Comunque ringrazia e ti manderemo il certificato di Euromarché a casa, va bene? Buonasera, un salutone. Grazie a tutti. Ciao. Ciao. Bene, Silvana, ci fermiamo e poi ritorneremo immediatamente da Andrea con padelle grembiuli. Di ritorno, questa sera si cucina una ricetta della Campania e poi tra l'altro diciamo che il nostro chef questa sera, Andrea Telaro, viene appunto di Caserta, di Galluccio e allora belle zone, perché in effetti è vero, è un bellissimo posto. Allora, che ne dite se ritorniamo subito per la ricetta di oggi, che ricordiamo non è linguine, ma sono spaghettini alle vongole e porcini. Andiamo, buono. Dai, ritorniamo nella cucina, lì dove c'è l'azione, dove c'è appunto Andrea Telaro. Andrea, come vanno le cose? Buonasera, molto bene. Voi come stiate? Bene? Tutto siamo a posto? Bene. Siamo bene. Aspettiamo di vedere la tua ricetta. Sì, hai sentito comunque il tuo compaesano, che viene non troppo lontano. Sì, auguri a Gio di Nola. Nola sta a 30 minuti precisi di Galluccio. 30 minuti, ci vuole più tempo a scendere dalla montagna di Galluccio che arriva a Nola. Siamo a 30 minuti, paesani vicini. Proprio. Auguri, wow. Vicini. Bello. Bravo, ce l'ha fatta. Stasera sicuro che Gio si fa una mangiata ai carciofoli. Sì, perché è tipico comunque anche della zona, no? Sono tutte belle ricette. E intanto tu ti stai cimentando appunto con la ricetta spaghettini, lo ricordiamo di nuovo, vongole e porcini. Come sta andando? E porcini. Allora, siamo pronti? Andiamo. Sì, prontissimi. Facci Andrea. Vedere, cominciamo, Andrea, allora. Prendiamo nota. Allora, ho preparato un po' d'aglio tritato fino
in padella, che lo mettiamo sul fuoco piano piano, un po' più forte, una goccina di olio d'oliva. Come si comincia a bollire un po' l'aglio per non lo far bruciare un po' non troppo cotto, che ci dà il sapore, mettiamo un po' più forte. Abbiamo qui, come potete vedere, l'ho messo su ghiaccio, le vongole fresche, veraci. Dovete sempre essere sicuro che la vongola si apre bene in padella, se la vongola non si apre non è buona. Buttiamo le vongole dentro. Sentite che musica! L'acqua delle vongole è quello che dà il più sapore. Eh sì, è un po' come le cozze poi in fondo, Nick. Qua, vongole fresche. Saltiamo un po' la vongola con l'aglio, che ci dà sapore. Adesso prendiamo i funghi porcini, stati sotto acqua una mezz'oretta, un'oretta, solo che vengono belli morbidi. Sì. Buttiamo i funghi porcini dentro. Mo adesso fa il colore, guardate il colore dell'acqua, è colpa dei porcini. Mettiamo un po' dentro, dà anche più sapore. Saltiamo un po', facciamo tutti insieme così. Adesso, che altro che ci vuole più importante, permettete, lo devo provare per essere sicuro sempre che è buono. Il vino bianco. Telaro. Ah, che buona. Un po' di vino bianco. Palanchina è un buon vino. Cin cin, buonissimo. Adesso un po' di vino. Può andare. Ecco qua il vino bianco. Facciamo saltare tutti insieme. L'ingrediente sempre magico, sembra un cucchiaio di burro, sempre. Perché, sì. Perché la cucina italiana è tanto buona? Perché è un po' grassa. Se non c'è sapore, burro, vino. Adesso, quando le vongole sono ben aperte, vedete, tutte le vongole si aprono. Si immagina una che non si apre, la dobbiamo cacciare, ma stanno tutte aprendo. Le vongole si aprono. Se mai vedete che una si spacca, si toglie fuori, si caccia. Giriamo tutti insieme. Vedete i porcini come si sono fatti belli? Guardate il colore del sughetto che ne esce con i porcini e le vongole. Non mettiamo sale perché la vongola già è molto salata, specialmente queste vongole qui sono salate. È vero. Adesso, quando vedete che la salsetta si sta a fare bella colore bello, ci mettiamo un po', qualche 2-3 onze di brodo. Di brodo? Così non si asciuga. Un po' di brodo. O più vino, dipende come vi piace a mangiare, potete anche un po' più vino. Sapete che ultimamente quest'anno a Napoli hanno confiscato tonnellate di vongole che non venivano dai regioni di Napoli, che venivano dal Portogallo, e sono state tutte confiscate perché naturalmente ammazzava l'agricoltura dai posti nostri, eh? Giusto, certo. giusto. Ma in Italia, a differenza, è che le vongole là, vai a qualsiasi pescheria fuori vicino al mare, vendono le buste, sono incredibili, senti l'odore, sono bellissime. Fresche. E anche i porcini, la stessa cosa. Ecco qua, allora, mentre che questo è pronto, ci prepariamo fra poco a buttare la pasta, metterla in padella e fare l'assaggio. Fantastico. Piccola domanda, Andrea, per quanto riguarda il brodo, è un brodo di pollo, di legumi, di manzo o qualsiasi? Cosa suggerisci? Il brodo? Il brodo. Che cosa, scusa? Il brodo che hai usato è un brodo di pollo. Di pollo. Di pollo vegetale, ma pollo è sempre
passepartout, come dicono i francesi. Ok, perfetto, grazie. Andrea, grazie mille, ritorneremo tra poco perché sarà il momento dell'assaggio. Andrea Telaro, ristorante Andrea e la regione oggi è la Campania. Rimanete con noi. Abbiamo visto le bellezze della Campania, Nick. Sì. Che bella regione anche questa. Ma non ci sono dubbi, l'Italia è bella, bellissima dappertutto, ma la Campania in questo caso ci ha dato brividi, non ci sono dubbi. Vediamo l'ora di vedere l'Italia e tutte le belle regioni italiane, incluso la Campania ovviamente. Intanto oggi, siamo pronti per ricollegarci. Sì, oggi siamo, i riflettori sono sulla Campania, come stavamo dicendo, siamo collegati con la Shin, dove c'è il ristorante appunto Andrea e Andrea Telaro, lo chef che si sta dando da fare in cucina. È tutto lì che succede, guardatelo, ritorniamo da quella cucina e non è facile, sappiamo che, chiaro, oggi è cucina in televisione, ma la più parte delle volte è cucina per i clienti che stanno aspettando. Eccoci di nuovo. Andrea, come vanno le cose allora? Molto bene, sempre bene. Voi tutto a posto? Noi tutto, tutto bene. Mi sta a venire un po' l'acquolina in bocca, sì. Un pochettino tanto. Sì, non hai idea, non hai allora, idea. Allora, avete visto prima? Le vongole erano nella salsetta, ho cacciato tutte le vongole fuori per dare un po' la finizione del piatto. Sì. E si sta, il sughetto sta a finire. Allora, abbiamo messo la pasta nell'acqua, la pasta è cotta. Qui buttiamo gli spaghettini dentro, scusa, saltiamo un po' la pasta. Sempre al dente, lo so che Andrea fa. Guardate come si attacca bene al dente. Sì. Mentre che finiamo la pasta, per farla attaccare bene ci mettiamo pochissimo burro ancora. No sale, perché le vongole sono già abbastanza salate. Certo. Un po' di pepe. Sentiamo il profumo, Andrea. Guardate che bel colore. Guardate i porcini, come sembrano che sono stati presi del giardino oggi. Guardate. Sì, è giusto il fatto di metterli I porcini congelati non fanno mai questo. Sì. Fosse pieno d'acqua in padella. Invece così non c'è acqua in padella. Si vede anche il burro che si attacca bene. E si sente il profumo dei porcini secchi. Molto molto di più, specialmente con l'acqua che c'era dei porcini. Allora riscaldiamo un po' anche le vongole di assaggi nuovo. Assaggi il piatto per noi, dai, Andrea. Andiamo, abbiamo un minuto, chi è che assaggia? Sarete serviti. Assaggi tu o assaggio io, Simona? Assaggio io questa volta. Sarà sempre Andrea. Siamo pronti per carciare, uscire la pasta. Non facciamo perdere un porcini. Ecco qua. Chiudiamo qua. E poi possiamo piazzare le vongole un po' dappertutto così. Questa è la bellezza del sughetto con le vongole. E non tanta cuochi hanno in cucina, c'è una pianta di basilico che cresce sopra la griglia. Hai visto? Direttamente. L'annaffio spesso, però frittiamo un po'
il prezzemolo sopra. Ecco, vedi che... guarda che bel piatto. Silvana, che piatto, ah, guarda che il piatto. Bello, bello e sicuramente piatto. Buono. Adesso, benissimo, benissimo. Una forchetta. Ci vuole la forchetta, è normale, eh? Ci vuole la forchetta e poi l'assaggio. Hanno rubato la forchetta. L'assaggio che di solito fanno i clienti, ma in questo caso lo faranno. Lo facciamo tutto noi a casa, no? Buon appetito. Buon appetito l'assaggio a tutti, eh? Andrea. Sì, sì. Ok, sì, sì. Buono. Non ci sono dubbi. I nostri cameraman senza parole. Saranno contenti i nostri cameraman, contenti loro, veramente. Grazie. Fortunati. Sì. Sici romane. Ciao. Buonasera, grazie a voi, un abbraccio. Grazie, un Andrea abbraccio. Telaro, Andrea ciao. Telaro, ristorante della Scina. Ciao. E noi vi lasciamo con la fisarmonica, ritorniamo in campagna, questa volta sarà il fisarmonicista che ci terrà compagnia, che è Gianni Della Vecchia. E grazie a tutti voi come al solito. Buonasera. Buonasera. Buongiorno a tutti, sono Gianni Della Vecchia e sono orgoglioso di rappresentare la Campania. Direttamente da Nusco, in provincia di Avellino, vi farò ascoltare A Città e Bulicinel. The top of 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 the top of